Gli eroi del Covid, cavalieri al merito, a Palazzo Ducale a Bolzano sfilano, Croce Bianca, Protezione Civile e Carabinieri, il primario del 118. Ci sono le operatrici sanitarie e le infermiere. Lo dedico a tutti i colleghi con cui ho collaborato durante la mia esperienza l'anno scorso, nella prima ondata, a tutti i colleghi coordinatori, a tutto il team infermieristico, a tutti gli OS, a tutti gli operatori sanitari, alle donne delle pulizie, alle segretarie, a tutti quelli che hanno collaborato, sia nella prima che nella seconda ondata. E per me un ringraziamento particolare lo devo fare al coordinatore delle malattie infettive, Giorgio Costazza, perché senza di lui non sarei riuscita di certo ad aprire un reparto Covid dal nulla. Un'emozione fortissima e la dedico a tutti i ragazzi con disabilità e alle persone che vivono comunque nel mondo della disabilità. E li ringrazio di cuore perché fanno parte della mia vita e le emozionano giorno dopo giorno. E il regalo più grande che potessi farmi era quello di diventare la persona di cui avrei avuto bisogno io, nei momenti di disperazione. E se la mia esperienza può servire in qualche modo ad alleggerire il percorso di questi ragazzi, mi emoziona tantissimo e mi rende felice. Sono stato anche sepolto da materie, da macerie, dopo lo scoppio di una bomba, non una volta sola, ma su tre bombardamenti. Ho avuto fortuna che sono ancora vivo, diciamo. Ma mi ha colpito ad esempio lo sforzo dei ragazzi di una scuola che si sono messi a lavorare per costruire del gel, ma mi hanno colpito tutte le persone che dietro le quinte hanno lavorato e che solo diventando per un attimo protagonisti sui giornali o in TV sono diventati un nome e non solo un numero dentro il grande mondo della sanità. Chi dedica? A chi dedica questo premio? Io ho una doppia dedica a chi non mi vede mai, cioè la mia famiglia, e ai miei giornalisti, perché un giornale ha un senso se è un coro, se è una grande nave, se è il comandante, ma conta che tutti vadano nella stessa direzione. La Corte d'Appello di Trento ha condannato